Allora, quanti siamo? Perché? Qualcuno lo sta a casa. Sta staccando lo grosso. Lui lo sta staccando. Attenzione, non passare il pubblicino. Lo so. Vedi quasi un salto? Thank you.
L'attenzione, no, io non voglio rovinare o appesantire una giornata di festa bella come questa. Pensavo una cosa, sarò veloce, però una cosa la volevo dire: innanzitutto ringraziare Don Roberto, il consiglio parrocchiale, tutto il comitato San Basso, la famiglia Splendiani che ci ospita e tutti i volontari che hanno consentito di poter dar vita a questo pranzo che ormai è diventato una tradizione fissa che ci inaugura e ci apre alle festività natalizie. Volevo dire, all'inizio, forse quando è iniziata questa giornata, era in ottica proprio per aiutare la parrocchia. Oggi è una giornata che sì, sicuramente sempre per aiutare la parrocchia, ma adesso siamo un po' noi che ne abbiamo bisogno, nel senso che è un momento che aspettiamo, al quale ci piace partecipare, perché è un bel momento conviviale in cui stiamo insieme, in cui ritroviamo gli amici, parliamo, le occasioni per, come dire, lasciare un po' da parte i pensieri e goderci il momento. Quindi questo, grazie a tutti quanti voi per questa bella giornata. Poi, che dire, il comitato è ripartito alla grande tra nuove leve e membri storici, quindi quando ci siamo riuniti a gennaio, insomma, l'amministrazione con le feste parrocchiali non c'entra, non è che mi voglio prendere meriti che non ci competono, però magari una spintarella così l'abbiamo data per ricreare un po' il clima, perché è una festa, soprattutto la festa di San Basso, quella del lunedì di Pasqua, da tutti quanti noi molto sentita, quindi era importante che potesse ripartire alla grande, e questo comitato, grazie a tutti i volontari e a tutti i collaboratori, è riuscito a darci una festa, quella del lunedì di Pasqua, molto vissuta, molto viva, nonostante insomma il tempo, sai, la temperatura erano quelle che erano, e poi quella estiva, la grande, insomma, con la conclusione di quella bellissima barca di fuoco. Quindi questo semplicemente per dirvi grazie, grazie loro. Grazie, grazie a tutti. Ci diamo appuntamento 2024, eh? 5 intorno a primo d'aprile, festa di San Basso, lunedì di Pasqua, poi la festa estiva, e poi ci daremo appuntamento intorno al 5 di dicembre per questo appuntamento qui. Grazie a tutti e buon cammino di avvento verso Natale. Ci rivediamo in giro per Cupra e in parrocchia.